infatti qua cerco di fare più cose da messa. Una miss deve mostrare sempre fascia, corona, se ce l'ha, cercare di valorizzarla al miglior modo. Invece una modella deve valorizzare di più il capo o se stessa in base a quello che le viene richiesto. Quindi se Mario si comprasse una macchina... se Mario si comprasse per l'appunto la macchina fotografica che scacca, ce la faremo. Mi fai gli scherzi quando mi giro scatti, quando no? No, sto scherzando. Comunque sì ragazzi, ricordatevi che alla fine quando sei una miss è sempre meglio valorizzare questo e questo, perché appunto una miss, cioè, è brutto da dire, ma e gliene frega poco il fatto che abbia l'abito di Sandro Ferrone. L'importante è la fascia che ha vinto con il logo dello sponsor. Infatti molte volte, perché quando vengono messe le fasce, anche io quando faccio le interviste, molte volte mi capita di dover fare esattamente questo, perché le ragazze non si rendono conto che i capelli non possono essere tenuti così, perché vedete, io ad esempio copro una parte di logo, infatti i capelli vanno tenuti tutti da un lato e la zona va, aspetta, aspetta, mettilo, aspetta, va così in questo modo qui, in modo che sulla testa sia stabile, perché giustamente dopo devi muoverti tutto il resto, di piazzare dal saluto, e la miss può sempre avere due pose con le gambe, o questa che è elegante o questa che è bella, mani a disposizione. Ovviamente non è tutti a fare ansietà, sei tanti. Mario ha buttato via un cavalletto. Aspetta. Un bel saluto. Bene amici di Farotim, anche oggi abbiamo registrato, anche oggi abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo anche fatto due o tre scoop, vi ho detto delle cose nuove che andremo a fare. Direi che vi ribadisco sempre le solite cose, quindi non voglio essere tanto in prolissa, però mi raccomando di iscrivervi e abbonarvi, attivare la campanellina per le notifiche per quando escono i video nuovi, seguirci sul blog, se dovete seguire Giulia Farro Team, Giulia Farro Blog, Giulia Magazine, Mario Bonesi, Giulio Minati, per avere tutte le info sul nostro canale e sulle cose nuove che faremo. Vi ricordo di nuovo gli abbonamenti che saranno attivi, vi ricordo le magliette che tra un po' entreranno in commercio. Per il resto ci aggiorneremo tra pochi giorni. Un bacio a tutti quanti.